nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. A Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, la nuova nascita del tuo unico Figlio nella nostra carne mortale ci liberi dalla schiavitù antica e ci tenga sotto che ci tiene sotto il giogo del peccato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Signore sia con voi. E con il suo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Gloria a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Per spiegare il Vangelo di questa mattina userò anche una favola che si studiava quando si studiava il latino, ed era Fedro, ed era la favola, una favoletta della rana e del bue. Questi due animali vanno al lago e la rana beve un po'. Arriva il bue e anche lui beve. E la rana vuol diventare come il bue e beve. Beve, beve e scoppia. Noi a volte facciamo così. Vogliamo che un istante si dilati, ma scoppia. Vediamo scorrere i giorni. Vorremmo che si allunghino. Gli istanti belli vorremmo che durino. Però per fare questo la gente spesso usa la droga. Si vuol prolungare un istante e si fa stupidamente quello che fece
migliaia di anni fa questa rana. Qual è la risposta a questa favoletta? È il Vangelo di oggi, in cui non è che anche la profetessa Anna allunga le giornate, lega le giornate all'infinito. Se io avessi tante perle, non le legassi a un filo, non avrei una collana, avrei un mucchio di perle, più o meno belle. Le nostre azioni sono come delle perle che, infilate nella grazia di Dio, fanno una collana. L'importante allora non è dilatare, ingrossare l'istante, ma legare l'istante all'infinito. E hai una collana, la collana delle opere buone e della grazia. Questo è il primo fatto. Quindi Anna è rimasta 64 anni da dopo la sua vedovanza, della sua vedovanza nel Tempio, dove non allungava le giornate, non dilatava le giornate, ma le legava alla presenza di Dio. Allora per i cristiani, all'Antico Testamento gli ebrei, ma noi cristiani, noi non abbiamo il tempo che scorre come l'acqua di un fiume e non torna più, è ovvio. Per noi i giorni si compiono, anche il Vangelo dice compiuti 7 giorni, compiuti i giorni della purificazione, cioè portati a pienezza. Allora è un'altra cosa. Un conto è avere 70 anni, 80, quello che si vuole, trascorsi, ma sono passati, occorre tanti anni, qualunque anni noi abbiamo, compiuti, cioè portati a pienezza. E cosa porta a pienezza? Il tempo. Questo legare il tempo, l'istante all'infinito, accogliendo Cristo. Allora la cosa è, questo è importante, come accogliere Cristo? Il Vangelo di stamattina ci fa vedere che Anna, la profetessa Anna, che aveva compiuto i suoi anni, portati a pienezza alla presenza di Dio nel Tempio, prende sulle sue braccia Cristo, che era il senso della vita. E qui allora c'è un'altra domanda che vorrei farvi stamattina. Chi di noi farebbe un contratto con una persona che sa che è infedele? Nessuno, sarebbe da stupidi firmare un contratto per sempre o anche per anni sapendo che quello è un mentitore, è uno che non rispetta i patti. E se guardiamo la storia della Bibbia vediamo che già ancora prima, dunque, Noè ebbe come segno dell'alleanza l'arcobaleno. Abramo, come segno dell'alleanza, ebbe gli animali squartati in cui passò lui e poi la fiamma, simbolo di Dio, per dire l'alleanza va rispettata. Quando Mosè era sul monte Sinai per ricevere l'alleanza con il Decalogo, già nella pianura si erano fatti un idolo. Ma cosa ha spinto Dio a voler fare un patto di alleanza duratura con gente che simboleggiava noi così infedele? Come ha risolto Cristo, scusate, Dio il problema? Con Cristo. Perché allora Dio ha mandato suo figlio, fatto uomo, quindi abbiamo in Cristo il sì del Padre all'umanità, ma anche il sì dell'umanità a Dio. Per questo che la nostra alleanza è definitiva, perché non è garantita da noi, è garantita da Cristo, vero uomo e vero Dio. E noi che possiamo fare per questa alleanza? Fare come la profetessa Anna, di prenderlo in braccio e di stringerlo al cuore. E poi di dire, stamattina non l'abbiamo letto, è il brano precedente a quello ascoltato stamattina, quando Simeone dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Si erano compiuti i tempi, aveva portato a pienezza la sua attesa. Noi dobbiamo fare lo stesso. È significativo che nella liturgia della Chiesa compieta, cioè la preghiera della sera che i preti, i religiosi, ma chi vuole può usare, si dice sempre questo inno di lode di Simeone. Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E allora la Chiesa, facendoci pregare questo inno, ci invita a guardare la giornata come Simeone ha guardato la sua vita, l'ha guardata attraverso Cristo. Stamattina ci è chiesto non solo di farlo come Simeone, ma di farlo come Anna, la quale fa una cosa in più rispetto a Simeone. Non solo prende nelle braccia Cristo, eterna alleanza, sì di Dio e sì dell'uomo, lo prende sulle braccia, lo abbraccia, ma va in giro nel Tempio a parlare di questo bambino. Non va in giro a parlare di un bambino in generale, ma di quel bambino. E noi non dobbiamo diventare come bambini in generale, ma dobbiamo diventare come questo bambino che si è fatto carne per noi e che è segno del sì di Dio ed è anche il segno del nostro sì al Padre. Quindi preghiamo anche le nostre preghiere uniti a Cristo in maniera che il nostro sì sia quello di Cristo. Giovanni ci ha assicurato che si compie la volontà di Dio, che chi compie la volontà di Dio rimane in eterno. Il Signore ci conceda di conoscerla con chiarezza e di attuarla con impegno. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. L'Apostolo si è congratulato con gli anziani perché hanno conosciuto Cristo Salvatore. La tua grazia, Signore, conceda a genitori ed educatori di vivere e di trasmettere una fede illuminata e salda. Per questo ti preghiamo. Amen. Giovanni ha invitato i giovani a resistere con forza alle lusinghe del maligno. Il tuo aiuto, Signore, faccia crescere nella Chiesa e nella società una gioventù convinta e generosa nella sequela di Cristo. Per questo ti preghiamo. L'accenno alle tre concupiscenze, ascoltato nella prima lettura, ci ha fatto ricordare le promesse del nostro battesimo. Rendici forti, Signore, nel realizzare le rinunce nelle quali allora ci siamo impegnati. Per questo ti preghiamo. Nella sua avanzata età, la profetessa Anna possiede un fascino grande. Dona a noi, Signore, di conservare freschezza e ardore di spirito per annunciarti al mondo con forza convincente. Per questo ti preghiamo. Abbi noi, Signore. Il desiderio del cielo fa parte del patrimonio di ogni credente ed è luce che attraversa la notte del nostro pellegrinaggio terreno. Degnati, Signore, di realizzarlo per tutti i nostri defunti. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù, che sei stato concepito nel seno della Vergine per opera dello Spirito Santo al fine di riformare l'uomo che era stato plasmato dal fango della terra, donaci di non venir meno a tanta dignità e di non vanificare con la nostra pigrizia la redenzione operata da te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nocrotto di me.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza il possesso dei beni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono il cuore del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Rosa e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio,
e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, che edifichi la tua Chiesa per mezzo dei sacramenti, suscita in noi nuove energie di vita, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo.